Io mi chiamo Sergio Ferol, abito a Saint-Marcel e ho ereditato da mio padre una vecchia segheria che funziona ancora a acqua. Questo è un pezzo di faggio che adesso porterò sul cavello per segarlo e fare degli assi da 7 cm. Questa segheria è stata costruita da mio padre nel 1945. E l'ha costruita praticamente con tutti i pezzi di recupero che trovava alla demolizione e è riuscito a fare una segheria funzionante. Qui adesso lo devo bloccare con queste graffe, riffe qui che entrano nel legno e lo bloccano. Adesso c'è pochissima acqua che va dentro. Se vuoi vedere le paratoie, adesso alzando questa paratoia mando l'acqua verso la segheria e chiudo questa. Adesso dell'acqua è deviata, va a finire nella tubazione che va alla segheria. E il tempo che arriviamo giù è pronto per mettere in moto. E adesso arrivano fogli. Qui a posto, quando la tubazione è piena, qui si riempie e se c'è troppa acqua ripassa dall'altra parte. Si corre ancora. Ecco, senti? Qui si sta riempiendo. Saremo a 15 metri, penso, non più. C'è 10 metri di caduta. Ecco, vedi, senti, non senti più, sta salendo piano piano. Piano piano si riempie e lì dà tutta la potenza. Perché se non è piena, non ha la forza necessaria. A pieno regime, a vuoto, gira circa 250 giri. Da vedere dentro come funziona tutto il meccanismo. Appena la turbina si mette in moto, anche queste puletti si mettono in moto perché l'altro è fisso sulla turbina. Questa leva, spingendo avanti questa leva, sposto la ciglia dalla scureggia di fondo sull'albero e adesso sull'albero secondario, vedi, piano piano parte e la sega gira. Con questa leva che lavora anche da fuori, aggancio l'avanzamento e lì avanza il carrello da solo e comincia a segare. Thank you.
praticamente non fa righe, non lascia righe, bello, bello tagliato, bello liscio. Thank you.